A 7 giorni dallo 0-0 del nuovo Romagnoli Selvapiana alla Cittadella dello Sport va in scena il secondo atto degli ottavi di finale della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza tra San Buceto e Campobasso. Un saluto e un buon pomeriggio dalla voce di Nico Centurame e Antonio Di Berardino alle riprese. Va verso il centro, ventola Centurame sul primo palo, alla fine arriva da dietro Bratelli che calcia alto. Centurame che fa la sponda per Rodia. Rodia addomestica bene il pallone, sfida Ioio, alla fine recupera Tordella. Rodia però si va a riprendere il pallone, prova la conclusione! La risposta di Di Renzo, che occasione per il San Buceto con Rodia che dal nulla ha trovato la conclusione che stava per insaccarsi alle spalle di Di Renzo con la conclusione di Tordella. Lancia per Traoré in area di rigore. Azione Traoré, tiene il pallone, poi subentra Van Zan, poi Tordella. Franchi prova a convergere verso il centro, punta l'uomo Franchi, la conclusione blocca Di Donato. Termina il primo tempo, duplice fischio del signor Matteo Laganaro di Genova. San Buceto 0, Campobasso 0 con Ranieri. Rodia di prima a cercare Bratelli, bel suggerimento di Rodia a cercare Bratelli, la traversa del San Buceto con il cross di Bratelli servito da Rodia dopo 40 secondi dall'inizio della ripresa. Parata importante per salvare il risultato, mentre ora ci prova dalla lunghissima distanza Silvestri, palla che non si abbassa. Riparte il San Buceto in contropiede con Ranieri sfida Ioio. Ranieri si ferma, allarga per Centurame che lascia a Marfisi. Augusto Marfisi punta la porta, Marfisi a giro, pallone sul fondo, cerca Traoré sfida ancora una volta Mancini, se ne va ancora Traoré cross al centro, chiede un fallo di mano il Campobasso e c'è il calcio di rigore in favore del Campobasso al minuto 18 nel corso del secondo tempo. Calcio di rigore per il Campobasso, proteste da parte dei calciatori del San Buceto. Fischia il direttore di gara. Van Zan, rincorsa di Van Zan, incrocia Van Zan e batte Di Donato il vantaggio del Campobasso. Il cross morbido al centro a cercare Ranieri, il colpo di testa incredibile, gol annullato al San Buceto per un fuorigioco. È entrato in porta il portiere del Campobasso. Sparvoli si accentra, Sparvoli dal limite si appoggia su Ranieri, tocco di ritorno per Sparvoli, atterrato, non c'è calcio di rigore per il San Buceto e il direttore di gara ammonisce Marfisi. Rigore che è sembrato abbastanza netto. Ventola poi sbaglia il passaggio, recupera il Campobasso con la conclusione di Anastasia. Per Mancini, sale Mancini sulla sinistra. Ranieri! La risposta di Di Rienzo, che occasione per il San Buceto al minuto 35. Sparvoli entra in area sul destro, Sparvoli conclusione debole di Sparvoli. Ventola Ranieri, la conclusione di Ranieri, la risposta di Rienzo, poi va a terra a Barro, non c'è nulla per il direttore di gara. Sparvoli entra in area, Sparvoli ancora a terra, ancora nulla per il direttore di gara. Lotta D'Angelo che poi sbraccia su Guillari, espulso D'Angelo. Il rilancio di Di Renzo, triplice fischio da parte del signor Matteo Laganaro di Genova. Campobasso batte San Buceto 1-0 e vola ai quarti di finale.
Mister, possiamo dire un primo tempo di contenimento, poi nel secondo tempo avete provato ad attaccare, forse meritavate qualcosa in più. Ma io penso che se avessi perso la partita 1-0 all'ultimo minuto a Campobasso, con rabbia, ma lo potevo accettare di più, perché abbiamo sbagliato noi e abbiamo preso un contropiede all'ultimo minuto, ma oggi la squadra secondo me ha fatto una partita intelligente, non abbiamo concesso niente, Giacomo non ha fatto una parata e noi abbiamo avuto due o tre situazioni. Il primo tempo Ranieri si è scucchiaia la palla morbida sul dischetto del rigore a Rodier, da solo davanti la porta. Quella è stata la questione più clamorosa, perché è un passaggio di piatto a 5 metri e sta davanti la porta. Poi abbiamo avuto altre opportunità dove loro ci hanno concesso campo e ci è mancato sempre l'ultima scelta, ma a livello tattico la squadra ha fatto una partita molto, molto importante. E anche il mister di me è venuto a farci complimenti allo spogliatoio, dicendo che oggi avremmo meritato di quantomeno di fare 0-0 e di giocarcele ai rigori. Quindi peccato, perché la squadra, ripeto, oggi ha fatto una grossa prestazione, purtroppo ci è mancato il gol e è un pizzico di fortuna, perché sai, un cross innocuo, eravamo quattro di noi, sbatte sul braccio di Camplone e perdi una partita così, c'è grande rabbia, grande amarezza, perché assolutamente non abbiamo meritato di perdere. E penso che oggi sia stata una delle partite più belle in Coppa Italia che abbiamo fatto, forse la più bella in assoluto. Ecco, avete da recriminare anche con qualche episodio l'aggancio su Sparvoli, mi è sembrato netto. A tutti è sembrato netto, io spero che abbia ragione l'arbitro, perché ma poi ce n'era un altro di rigore. Noi abbiamo Amba Barov che non dice una parola neanche sotto tortura. Il rigore su Amba, mi hanno detto nello spogliatoio, era ancora più clamoroso. E quindi ci vuole fortuna nel calcio e l'arbitro è una componente di queste, no? Se ti fischia quello che ti deve fischiare, magari le cose vanno bene, magari fa un errore. E il rigore loro l'ha visto bene e l'ha dato. E un episodio simile a noi ci è successo in campionato con l'Angolana, stesso identico episodio, il rigore non ci viene dato. Quindi è una questione anche di fortuna sfortuna, se l'arbitro in quel momento è messo bene, riesce a vedere, o se ha il coraggio di fischiarlo. Questa è una cosa che diventa difficile poi, no, andare a valutare. Però, ripeto, a me mi è dispiaciuto pure l'espulsione di D'Angelo all'ultimo minuto, perché c'è l'attaccante che gli salta addosso completamente per non farlo giocare, dà una sbracciata, mancano 10 secondi, fischia alla fine, è finita la partita, non ti devi inventare niente perché lo devi buttare fuori. Non è che gli ha dato un cazzotto, ha dato solo una sbracciata per toglierselo sopra e tu lo tiri fuori, c'è per fare che cosa? Per dimostrare che devi dimostrare, la partita è finita. Però va bene così. Ora testa al campionato, insomma il San Buceto deve salvarsi. Eh sì, assolutamente, noi purtroppo in campionato abbiamo dovuto lasciare dei punti per strada, è una scelta che abbiamo fatto consapevoli, perché quando giochi tutti i giorni, noi giochiamo dal mese di settembre tutti i giorni, ogni quasi tre volte a settimana, non abbiamo una rosa di 20 giocatori come magari possono avere altre squadre tipo il Campobasso, quindi noi giocano sempre gli stessi e quindi diventa complicato. Adesso che non abbiamo più questo impegno, dobbiamo recuperare le forze già da domenica, ma sono convinto che faremo bene e che ci tireremo fuori, anche se oggi abbiamo 5 punti di vantaggio sulla zona play-out, ma sono certo che non avremo nessun problema, perché so del valore dei miei ragazzi, so del valore della mia squadra e sono convinto che adesso che giocheremo una volta a settimana le cose andranno meglio in campionato, assolutamente. Mister, avete passato il turno, il San Buceto comunque ha provato nel secondo tempo a mettervi in difficoltà, però poi con quel calcio di rigore avete vinto. Ma è stata una partita equilibrata, merito a loro perché veramente sono bravi, anche all'andata è stata una bella partita dove noi abbiamo sbagliato un gol clamoroso, però è stata una bellissima partita, dai. Meritavamo tutte e due di passare, un peccato perché meritano, l'allenatore lo conosco, conosco il loro ambiente, sono persone splendide e faccio i complimenti a loro. Ma qualcosina potevamo farla, non abbiamo giocato sulle linee di passaggio, l'ultimo passaggio lo sbagliavamo, però alla fine dai, è stata una bella partita. Ecco, le chiedo nella doppia sfida, come ha visto il San Buceto, una squadra che con eccellenza? Mi è piaciuta, è una bella squadra, l'ho vista tre volte in cassetta, mi piace, è una bella squadra. Mi dispiace che in campionato non rispecchia il campionato che stanno facendo, perché potevano fare molto di più, non so il perché, perché è una bella squadra, individualmente ho visto buoni elementi, quindi conosco allenatori che sono belle, sono molto bravi, quindi peccato perché in campionato non riesco a capire perché loro potevano fare molto di più, secondo me potevano stare nei primi tre, potevano stare perché ho visto una buona squadra. Non ho visto il Formia, quindi devo valutare il Formia poi.
quando 11 sono loro e 11 siamo noi, non è che se stanno in eccellenza, se non sono fenomeni come noi, quindi sono una squadra normale come la nostra che ce la giochiamo. Poi noi cercheremo di andare a fare la finale a Firenze perché mi ci tengo molto. Insomma, il campionato con la vittoria di domenica l'avete messo praticamente in cassaforte. Domenica è stata una bella partita, una battaglia allucinante dove l'allenatore loro si è permesso di dire qualcosa fuori posto. Ha detto che se questo è il campo basso, ha detto io mi vergogno di allenare. Io gli posso ribadire una bella cosa, che noi abbiamo fatto 97 gol, abbiamo subito 7 gol e quindi si deve stare solo un pochino zitto e basta.